sapete, ma io e Lucerto, l'amicoccio e Bebbo, prima di venire qua eravamo andati a Giardinetti. Quindi parte così. Era estate, c'era il sole sugli tetti e noi quattro poveretti, tutto un tratto, accannavamo Giardinetti per incontrarsi a Torbella Corso Rippa che si tiene e comincia con la pippa. E in sua grotta c'è sta un gruppo bello e fiero, dove se ride e se scherza per davvero. E dove ci stanno giocatori di livello che con noi si sposerebbero a pennello. Arriva sera, incuriositi, ma confusi, li incasiamo tutti quei cervelli fusi. Ma oramai a data e tratta la scelta è già decisa, e quest'anno onoriamo sta divisa. Arancio nero, che colori, da battaglia, ma non te soffermare soltanto sulla maglia. Apri gli occhi, guarda il petto, c'è sta un nome, Linneretto, mi pare sia di un angioletto, che si chiama Stefano, ma per tutti è Romoletto. E no, vita infame e boia, quest'anno non c'è poi neanche sta gioia. L'amore della sorella per un fratello, né eresia, rimboccamose le maniche, si sale di categoria. Testa, cuore, gambe e sudore, niente calcio popolare, qui si gioca per amore. La rincorsa, uno scatto, un pallonetto, lo doveva chi portava lo strumento. Che mo sta qui in mezzo a noi che non si annoia, di sicuro ci ringrazia questa gioia. E da tifoso, con le mani sulla testa, sta applaudì come fosse la sua festa. Perché lo sa che ci sono stati mille ostacoli, d'altronde a ste, mica è facile fare miracoli. Lo puoi chiedere pure tu al principale, su ste cose lui era proprio magistrale. E, non te chied- e se non te chiedo troppo, e non so sentimentale, gli puoi chiedere pure se è da Roma o laziale. L'importante, caro mio, è non arrendersi, provarci con amicizia e con passione, solo così si convince una rivoluzione. E noi l'avevamo fatta, l'avevamo vinta, mica come quelli che la facevano per finta. Che poracci chiamavano pallone un sentimento che per noi è solamente frustrazione. C'è da dire che ne è stata una passeggiata di salute, ma se ci pensi, dopo un anno di bevute, una chat di battute, alternata a donne nude, abbiamo vinto senza far mai le ripetute. Certo, non te la regalano mica la vittoria, ma mentre gli altri pensavano a vittoria, noi non ci siamo scordati della storia, figuriamoci dalla tua memoria, e col pallone abbiamo disegnato una bella traiettoria che a loro l'ha condannata a vanagloria e a noi ci ha regalato sta vittoria. Però aspetta, ti voglio raccontare questo campionato, un po' lungo e travagliato, pieno di vizi e di peccato. Ti prego, fammele spendere due parole in breve, così, come si deve. E te giuro, stavolta senza bere. Le prime 5 giornate, 8 punti su 15, regà, non va. Bisogna giocare in 11. Bruciante la sconfitta a casa del nemico, sì, proprio quello anti-bolscevico. Fascista io! E subito s'atteggiava grande figo perché è salvato dalle chiappe dell'autistico imputico. Se giriamo in panchina c'è Garzia. Iniziando a fare conteggi anellamo una serie di pareggi, ma la voglia non è mica che scherzeggi, e con finale altalenante conservamo una posizione affascinante. Terzo e quarto, non mi ricordo, che pure il pro up era in disaccordo, perché lungo la sua rotta non c'è stava mica il grotto. Avete sentito, regà, sti gran figli della mignotta? Forza e coraggio, che con attimo vi maggio, la vittoria ne è miraggio. Pronti via e riparte il girone del ritorno. Ma noi, tra porchetta, birra e porno, famo la fine del porno a bacca al forno. Un altro pareggio, ne hai capito una capozzi, che mi schiaffi pure anzio. E la meta tanta ambita, poi diventa una salita. Ma regà, ma che è sta faccia dolce? Domenica si gioca con la luce. È il momento di riaccendere quella luce, che nel petto ci sei fuoco, manco fossimo carioca. Noi siamo castellani, italiani e musulmani, ma quali paesani, da domani chiamateci marziani. Una cinquina sulle fasce dei quei cani e vittoria dedicata al Sol Fabiani, che in un momento di disperazione ci ha dato a tutti una lezione. E il pallone...
se gioia e redenzione, un motivo per andare avanti, una ragione, e per questo lo ringrazio con il cuore, perché sono fiero di aver vinto con un vero predatore. E così quella che sembrava una salita si trasforma in rincorsa maschia ardita, dove ogni squadra che è punita da sta armata moscovita. Che alla fine del conflitto, nello spogliatoio, ci si butta a capofitto, per risultare davanti all'ennesimo sconfitto, senza mai dimenticare di rimetti calzettoni a dritto. Ma noi ci avevamo il cuore buono pure nell'ascesa, a tutti quanti gli proponemmo subito la resa. Ma gli avversari tracotanti sono una massa di ignoranti, eppur giocando avvelenati, soccombono con sta squadra di studiati. Che per 10 volte che ricordino la storia, per il Grotta esiste solo la vittoria. Siamo primi, ste, punto e basta, ma l'ultima fatica c'è rimasta. Si sa, le cose belle non sono tali se non soffri il cigarello. E così andiamo a Nemi e guarda un po', ci si incagliano i remi. Mi raccomando, regà, oggi da solo autoritario, capirai, ci sta in campo pure Dario. Un vero capitano proletario, già c'ha gli occhi luccicanti e rispetto a tutti quanti col pallone stagna avanti. Ma che sta di? Non può essere. Oh, è Dario, mica Serzi. Ma lo sapevo, la vita è infame, non te guarda in faccia e non te sconta una fregnaccia. Figuravo se due nella medesima partita. Penso una cosa, ma è successa da quando la palla si è esistita. Ma noi mica se avevamo fermata una guaglia, non si scordavamo della maglia. E mentre i fasci credevano nelle illusioni, erano scordati che con noi c'è lui Certolone. E ci pensa lui a dirmi la questione, con un corpo di coda e uno delinquenta che è ascesa per tutti questa favoletta. Se continui a essere primi e se può sognare che tra due domeniche finalmente potremo festeggiare la battaglia decisiva, noi contro Cecchino. Oh, non famo che sei un'altra ghigliottina, noi se vince in sciortezza nello spogliatoio aspettiamo sta carezza che arriva dolce all'improvviso e ci scoppia in gran sorriso. Un pareggio popolare tra di loro ci consegna tra le mani un tesoro che era nostro dall'inizio, capirai che ti darà Fabrizio. di nuovo primi e sorpasso, funziona così il contrappasso, ma ne manca una sola, in un campo di cicoria, dai cazzo, abbiamo sesta gloria. Tre fischi, un sentimento strano, abbiamo vinto pure con l'Arbano. E il sorpasso finale così agognato ci ha fatto vincere il campionato. Sarà stato pure un lavoraccio, ma quanto è bello vederci stretti in un abbraccio. La promessa l'avevo mantenuta, siamo ormai una squadra forte e conosciuta. E che ci frega se sto momento non sarà eterno. Quest'anno abbiamo scoperto che lo perdo. e fatemelo di alta voce, prima che il cuore mi si coce. Quella squadra vicino all'abbazia, saltranno a giocare a prima categoria. A stai aiuto a me conosciuto e ti smetti di raccontare un po', sono dispiaciuto. Ma prima di farti un bel saluto, ti voglio ricordare che tra di noi sei sempre il benvenuto. E spero che in anno così pure tutto sei goduto. Bella stai, se vediamo l'anno prossimo, ando come sempre, noi daremo il massimo. Però l'ultima dedica concedimela. No, tranquillo, non è una lamentela, nemmeno una lagna. Ricordati che noi siamo quelli della cagna. È solo un pensierino doveroso, perché ha reso un epilogo così meraviglioso. Grazie ai miei compagni, che si sono impegnati senza guadagni e non si sono mai tirati indietro, neanche i compleanni. Sono stati forti ai tanti, altro che giganti. Grazie a chi ha giocato meno, perché la squadra non ha messo mai il freno. Si sono sempre allenati con passione, per amore del pallone. E se sono stati loro i motori trainanti di questi giorni trionfanti. Grazie a un ragazzo, per me un po' fratello, che di nome è Fantonello, che è stato anni a dirmi, oh ma per su, ma che c'è dentro al cervello? Scusa se ti ho dato l'ascolto, c'avevi ragione, potevo vivere la prima sta occasione. Ma mi conosci, lo sai che sto capellone, ogni tanto fammi essere un po' coglione. Grazie a Mister Ibba, eterno giocatore, che ha dato il bella col furore, m'ha fatto arrivare in mezzo a sto splendore e che per tutto l'anno ha tenuto uniti un sano gruppo dei cuori esauriti. Grazie a Davide, esperto conoscitore dei pallone, un mix tra Zeman, Camillo e Galeone. Che ci ha dato una stupenda filosofia del gioco che ai giorni nostri, oh, mica da poco, moderna e reazionaria, fatta su misura per una vera squadra rivoluzionaria, che ti ringrazio a voce grossa, perché in gran parte è merito e tu di sta risposta. Grazie alla società sempre presente, che non ci ha mai fatto mancare niente. Grazie a Claudia, donna di granito, che ci ha sempre applaudito, e che è il sorriso della squadra, ne è l'anima leggiadra, una persona che si nasconde, non risalta, ma per noi è sempre stata lei alla ribalta, perché ci ha insegnato che nel mondo si vive.
avversari, belli e brutti, pure quando ci hanno fatto un po' di furti. Perché senza di loro il campionato non sarebbe stato così sudato. E soprattutto, un grazie ai fasci. E che fai, me li tralasci? Che ci hanno fatto capire il funzionamento del più bel comandamento. La famosa legge del Menga. Chi c'ha il cazzo un culo se lo deve.